Salve a tutti, qui è Mr. Salpacento e questa sera appunto volevo proporre un video che riguarda come la maggior parte di tutti quelli che usano una determinata arma sia per quanto riguarda la difesa personale a casa, sia per quanto riguarda il poligono. Il problema sempre di dover intercambiare quelle che sono le normali munizioni, quindi le 9 mm per 19 con quelle che sono un tipo di munizioni per difesa personale. In questo caso appunto stiamo parlando dei fiocchi Black Mamba. Sono appunto delle munizioni a palla conica leggera, infatti pesano circa intorno ai 100 grani, che sono appunto delle pallottole non per uso diciamo di training, quindi uso diciamo esercitazione a tiro, ma delle pallottole di un certo livello per uso specifico a livello di difesa personale. In questo caso avevo sempre il problema quando andavo via da casa, dato che questi caricatori venivano appunto, come si può vedere, caricati per l'uso difesa personale, il problema di dover sempre intercambiare, quindi ogni volta periodicamente, quando ogni 2 o 3 volte al mese mi reco al poligono, dover cambiare appunto le munizioni, quindi le pallottole, e doverle diciamo mettere introdurre nei magazzini, nei caricatori per poter mettere delle pallottole di uso normale, appunto quelle utilizzate per il normale tiro al poligono. E questo per me ogni volta rappresentava, diciamo, non dico un problema abbastanza grave, però insomma qualcosa che ogni volta bisognava svuotare i caricatori e mettere le munizioni normali. Per questo motivo, diciamo, dopo aver pensato e riflettuto, penso che al momento sono stato capace di poter risolvere questo problema. E indovinate come? Con questo tipo di caricatore. Infatti questo qua si tratta appunto del caricatore per Glock di tipo 9 Parabellum, 33 colpi, e questo praticamente sarà il caricatore che io terrò sempre a casa, appunto caricato con questo tipo di munizioni, e sono appunto delle cartucce a tronco conico rivestite in tombak, che sono appunto delle cartucce da difesa personale, e che io terrò sempre nel mio safe, non sia mai si potesse verificare che qualche volta qualcuno si introduca in casa mia, e quindi a tipo di difesa personale. Naturalmente a questo caricatore ne aggiungerò un altro, e quindi praticamente avrò la mia riserva di 50 proiettili, che spero vivamente non succeda mai io debba dover utilizzare, e che mi comunque garantirà una protezione diciamo a livello di potenza di fuoco che abbastanza notevole, e che quindi spero appunto non dover mai dover utilizzare, però mi sembra insomma, qualcosa che sia abbastanza di notevole potenza. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto, e mi raccomando, ci sentiamo la prossima volta. Grazie.